fosse vero. Mi sono un po' addolcita, la vita mi ha smussato gli angoli, mi ha tolto. Mi chiamo Silvia, ho 46 anni e la mia è la storia di tante donne. L'anno scorso mi è stato diagnosticato un tumore al seno. Da quel momento è iniziata la mia lotta, una lotta difficile e lunga, in cui però non mi sono mai sentita sola. Una lotta per la vita, in cui Landos è stata al mio fianco. Ma non sottovalutare la mia voglia di lottare, perché è rimasta uguale. Non sottovalutare di me niente, sono comunque sempre una combattente. L'associazione è parte della mia vita, è come in questo momento, è come se fosse una mia figlia. Quindi, anzi, mia figlia dice che l'associazione è sua sorella piccola. E quello che fa l'associazione è ascoltare e di mettersi a disposizione per ogni tipo di bisogno. Landos, Associazione Nazionale Donne Operate al Seno, esiste da oltre 40 anni, con 55 comitati in tutta Italia. Quello di Roma è uno dei più antichi ed è a due passi da casa mia. Cosa si può fare? Sicuramente bisogna vedere se il verbale è ancora impugnabile davanti alle autorità giudiziarie, quindi, e soprattutto se ci sono i presupposti per impugnarlo, no? Qui noi donne veniamo sostenute in tanti modi, dalla consulenza legale al sostegno psicologico. Qual è stato il momento appunto peggiore, mi diceva? Che cosa l'ha caratterizzato? Cosa vuol dire per lei il momento peggiore? Forza e torsione. Ma anche attraverso attività come lo yoga, che contribuiscono alla nostra completa riabilitazione. Le volontarie che ho conosciuto, e che sono a loro volta donne operate, sono molto attive. La creazione di gadget è uno dei momenti di condivisione dell'associazione in cui sono stata coinvolta. E poi ci si riunisce per organizzare iniziative importanti. Allora, dobbiamo parlare delle iniziative dell'Ottobre Rosa. Bene. Anche quest'anno saremo presenti presso le strutture ospedaliere in supporto alla fase dello screening. Dalla prevenzione all'individuazione del percorso di cura al dopo intervento, l'associazione è sempre al nostro fianco nei due ospedali della capitale con i quali ha una convenzione, il Sant'Eugenio e il Pertini. Questo centro di senologia abbiamo tutte le specialità proprio che riguardano la cura della donna, dove lei è proprio al centro. L'associazione ha fatto una cosa molto importante, è stato un mediatore culturale tra le donne e i medici, quindi ha parlato alle donne semplificando il linguaggio medico e ha parlato ai medici portando le istanze delle donne. Le volontarie con la loro empatia ci accolgono e ci affiancano proprio nel momento degli esami più delicati e difficili. Con altri servizi l'associazione si prende cura di noi, come il linfodrenaggio, un massaggio manuale che consente il recupero della funzionalità del braccio ed è per tutte noi un momento di distensione e rilassamento. E ancora, un attento esame dermatologico ci fornisce preziose indicazioni su come limitare gli effetti collaterali della chemioterapia sulla pelle. I servizi inoltre sono aperti a tutti i pazienti oncologici. Dedizione e cura, in una parola, sono le qualità che ho trovato nei volontari dell'associazione. Io vi voglio bene veramente, non lo dico così. La manderemo via da questo centro, chi lo sa? No! Non vuole andare via. No, devo fare mammografia e ecografia. Parlare con le altre persone che hanno vissuto come noi appunto l'esperienza del tumore al seno ci fa capire che le cose si possono affrontare bene, si può uscire da questa cosa forse anche più forte di prima e io sono molto contenta, molto entusiasta e grata a questa associazione e a tutte le donne insomma che si impegnano ogni giorno. Questo è il mondo dell'Andos. Un mondo in cui ci si sente accolte e protette, sicuramente mai sole. Un mondo di sostegno, cura e vicinanza. Un mondo di legami in cui Silvia, Tiziana, Stefania, Monica, Maria Cristina, Giuditta e tutte le altre donne combattenti saranno amiche per la vita.
sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia ma è la vita che passa, che passa. Che sia benedetta, per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta, tenersela stretta.